Siamo stati autorizzati dal parroco per portare ai fedeli queste icone sacre benedette. Cerchiamo solo un'offerta minima. Con queste parole, sedicenti uomini e donne timorati di Dio danno inizio a studiate e proficue truffe, soprattutto a danno di anziani. Negli ultimi giorni in molti paesi del Vallo di Diano, infatti, sono stati segnalati diversi episodi con protagonisti pensionati. Le vittime hanno visto presentarsi davanti alla porta della loro abitazione due persone di bella aspetto che hanno cercato di consegnare quadri raffiguranti immagini di santi, aggiungendo che la consegna è stata commissionata dalle parrocchie cittadine, proprio come accaduto ad alcuni residenti di Sala Consilina, Polla, Padula e Teggiano. Il modus operandi in tutti i casi è stato sempre lo stesso: i venditori porta a porta, con fare educato e disponibile, hanno chiesto un'offerta modica e poi anche una donazione volontaria e libera per la Chiesa. In molti casi, mentre le vittime si sono spostate in un'altra stanza della loro abitazione e hanno lasciato la porta d'ingresso della stessa incustodita, i truffatori ne hanno approfittato per portare via qualche oggetto prezioso e per rovistare nelle abitazioni. In merito ne abbiamo parlato con il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca. In realtà dobbiamo smentire la circolazione di questa notizia, perché nessun parroco di nessuna parrocchia né nessun consiglio pastorale ha mai organizzato una vendita porta a porta né di oggetti né di libri e né di quadri di natura religiosa. Si tratta di invitare tutte le famiglie a una vigilanza che consenta anche di respingere ogni tentativo di raggiro, che in realtà è poi coincide con un vero e proprio furto. Spesso si garantisce la buona fede, l'ingenuità di persone che sono ordinariamente disponibili e sensibili, ma noi vogliamo soprattutto riaffermare che nessuno è stato autorizzato a procacciare dei fondi in questa maniera, che non rientra né nello stile dei nostri sacerdoti né nella programmazione delle nostre comunità. Anche la richiesta di offerte di denaro per le parrocchie o per la diocesi non è mai avvenuta porta a porta, né si deve acconsentire a questo metodo di richiesta di denaro per la diocesi o per la parrocchia, se non nei casi espliciti nei quali i parroci avvertono dall'altare la ricerca di offerte alla comune partecipazione per l'occasione delle feste o di qualche altra iniziativa.